quindi entravamo in questi ristoranti e la prima cosa è ci mettiamo qui, bene, così vediamo tutto, ma vediamo tutto, non c'è nessuno, no, ma è bello, aveva ragione, amava questa cosa qui, va bene, siamo lì, arrivano gli spaghetti e io comincio a mangiare, perché lui magari già disegnava, comincio a mangiare e dice, senti Tonino, guardo, perdonami, non è il posto migliore, ma fregati, io sto mangiando, sono buonico, no, prendi il piatto che andiamo là, di là, insomma, mi faceva girare 3-4 volte, perché secondo lui non ce ne sono, poi questo è il suo modo di andare al ristorante, però lui mi seguiva. E aveva una mano eccezionale, che non ha niente a che fare di quando lui cercava, magari nel disegnare, di trovare il paesaggio, i personaggi, per esempio, i personaggi di Amalcord, li cercava prima nel disegno e poi cercavamo di ritrovarli. No, la cosa invece dei sogni è un'altra cosa. Lui disegnava dei suggerimenti che gli venivano da fuori. Lui sognava delle imposizioni, sognava delle preoccupazioni, sognava di qualche cosa che doveva intervenire sulla sua vita. Questo è il gioco di quei sogni che sembrano cosettine così vaghe di donne che si muovono, queste cose, no? Dentro c'era solo, mi ricordo sempre che dunque uno sceneggiatore è una persona che crea una struttura di parole con una storia. Questo è uno sceneggiatore. Fellini, grande sceneggiatore, ragazzi, terribile. Antonioni, cos'è stata? C'è musica? Bello. Hai finito. Quindi è una cosa incredibile. Noi, però, l'usanza non era quella, non pensate che con Antonioni o con Fellini o d'altro ci si incontra, c'è già la storia, non c'è niente. Ma ragazzi, ma chi ha sta parte? Sempre mia moglie, avendo una moglie russa, porta sempre un pericolo, può essere una cosa. No, ma succedono anche delle cose diverse. Per esempio, io sto parlando, c'è una correzione. C'è una correzione, no, tu hai detto che questo invece in russo si chiama Sakurov. Cioè va bene, non importa se ho anche sbagliato, ma pubblicamente perché facciamo questa mostra? Va bene, vedi, si è arrivato al punto che io poi sempre, siccome avendo 88 anni, io perdo anche la memoria. Bene,